voglio far vedere un video tutorial in cui vi spiegherò come si fa a avviare le mali usando la tecnica di asola semplice, una tecnica che io uso tantissimo perché appunto è semplice e mi permette avere dei bordi molto elastici. La tecnica di asola semplice viene usata anche durante il lavoro con la maglia per aumento dei bordi. Come lavoro finito in cui ho usato la metodica di asola semplice, vi faccio vedere questo capellino per farvi vedere proprio in pratica la elasticità. Vedete? L'elasticità che si crea. Eccola qua, che è una meraviglia, morbido, elastico, proprio per lavorare questo cappellino. Ecco, ho usato questo metodo che mi ha permesso avere questi bordi elastici della stessa misura del tutto il cappellino senza creare un bordo duro in fondo, quella prima fila dura. Eccola qua. Ora possiamo iniziare con il tutorial da zero per farvi vedere questo semplice metodo. Iniziamo, seguitemi. Allora, iniziamo. Prima cosa da fare, creare un semplice nodino in questo modo qui, che va fissato sul ferro. Ok? Poi, con la mano destra, vedete, tengo la maglia creata per non farla scappare e avere anche un senso di misura con le successivi maglie che avvierò. Poi il filo lo tengo nella mano sinistra facendolo passare dall'indice. Vedete, avvolgo l'indice in questo modo. In questo modo. Ecco. Poi il ferro lo faccio passare da sotto, tiro su e creo la maglia. Semplice, semplice. Guardate, ve lo faccio rivedere. Faccio passare il filo dall'indice, avvolgo. Ferro lo faccio passare da sotto, vedete? Creo il nodino e tiro. E il nodino ci fa uscire fuori la nuova maglia. Guardate, passaggio è questo qua. Semplice, semplice. Ecco qui. Vedete? E vado avanti così fino a quanto non avvio la quantità delle maglie che mi servono. Vedete che bel lavoro? Vengono fuori tutti uguali, molto bello. È anche da notare che il bordino che si crea è davvero molto piccolino, molto sottile e fine, non è duro. Ecco, poi lo faccio rivedere. Avvolgo il filo, faccio passare il ferro. Voi avviate quante maglie ne avete bisogno, io ne faccio un campione con il 20, ecco 19 e 20. Ultima si fa nello stesso modo, non cambia niente. Ecco, controllo bene, li sistemo in posizione giusta e poi posso iniziare il lavoro girando il ferro da questa parte, così ho la direzione giusta per iniziare il lavoro. Iniziamo la lavorazione di maglie normalmente e come vi ho detto io farò 2x2 e parto subito da quello a rovescio. Una, anche la seconda a rovescio, mantenendo sempre il filo davanti quando lavoro a rovescio. E poi vado con due, il diritto, uno,
vedete? 2 per 2 praticamente, e così fine fondo. 1, 2 a rovescio e 2 il diritto. Per il dritto, mantenendo sempre 2 per 2. Ecco, vedete? Controllate tutto, sistemate, giratele in posizione giusta. E questo primo ferro l'abbiamo fatto. Adesso vi faccio vedere anche il secondo. La prima. Sempre seguendo il disegno che si sta creando, e anche la seconda, rovescio, vedete? E poi per il diritto. E ci ricordiamo sempre la differenza tra il rovescio e il diritto. Quando lavoriamo le maglie a rovescio, vedete? Il filo davanti, guardate, 2, e quando lavoriamo a diritto, il filo passa da dietro. Semplice, semplice. Vedete? Già dopo due maglie abbiamo questo bellissimo bordo elastico senza quel filo fastidioso che si creerebbe con un altro avvio, e questo bellissimo elastico 2x2.